Buonasera. Allora, siamo qua in compagnia di Mauro Lami, presidente dell'associazione Papà Separati Liguria. Buonasera a tutti. Allora, quest'oggi lei è qua al fine di presentare due libri che sono I figli di separati raccontano con i loro occhi e Ci separiamo, restiamo genitori. Benissimo. Allora, io vorrei porle alcune domande. Poi ovviamente dopo le domande verrei direttamente alla presentazione dei due volumi, dei due libri che quest'oggi siete propensi a presentare. Allora, prima domanda. Effettivamente i tempi cambiano, mutano e nel corso del tempo c'è stata comunque un'evoluzione da parte di coloro che hanno sostenuto, diciamo, i papà separati. In altre parole, parliamo dell'articolo 54 del 2006, che è quello che si riferisce all'affido condiviso. Quindi un passo c'è stato, un passo avanti, però qual è il limite, qual è il problema? Perché vedo che nel corso dei vostri dibattiti diciamo, segnalate, additate questa legge, però con diciamo, un atteggiamento non proprio positivo. Qual è il motivo? Allora, il motivo è che esiste una legge che non è perfetta, noi la consideriamo soprattutto una legge quadro, cioè una legge che aveva bisogno poi di alcune regolamenti attuativi. Comunque abbiamo questo e ci teniamo questo. Il problema è che questa è una legge che non è applicata. È una legge che parla di affido condiviso, parla di pari responsabilità genitoriale nella gestione, nella cura, nel mantenimento dei figli. Nella realtà la nostra magistratura continua ad applicare il vecchio sistema, che era quello dell'affido congiunto, per cui di fatto un affido esclusivo ad un genitore che era la madre prima del 2006 e che continua a essere oggi la madre dopo il 2006. E dal 2006 ad oggi sono passati 10 anni, sono 10 anni in cui la legge non è stata applicata. A domanda rispondono i giudici, ma noi applichiamo l'affido condiviso, tanto è vero che il 90-95% di affidi, di separazioni, si concludono con un affido condiviso. Sì, è vero, ma c'è il 90-95% di collocamenti dei figli presso la madre, per cui che cosa è cambiato da prima? Nulla. Al padre viene semplicemente garantito un livello minimo di visita, di un diritto di visita, ma proprio minimo, perché parliamo di circa 150 ore al mese rispetto alle 600 che ha in gestione la madre, per cui